Salve a tutti e benvenuti alla selezione di articoli finanziari quotidiana del martedì. L'euro ha superato un picco di 3 settimane, quando il dollaro si è ripreso dai forti dati sull'occupazione negli Stati Uniti e davanti ai dati sull'inflazione. Diversi politici nel Regno Unito chiedono che ARM venga quotato dalla borsa di Londra se Nvidia non è in grado di acquistare ARM. I prezzi dell'energia elettrica in Europa hanno esteso il calo della scorsa settimana, seguendo il calo dei futures sul gas naturale, mentre le forniture russe di carburante, la coppia dollaro americano-yen-giapponese si è abbassata nell'ultima sessione, scendendo dello 0,1%. Il segnale buy del ROC è in linea. La coppia Bitcoin-dollaro americano è salita alle stelle del 4,3% nell'ultima sessione, l'indicatore stock. L'ultima sessione ha visto l'oro guadagnare lo 0,6% contro il dollaro americano. Lo stocastico RSI sta dando un segnale. L'ultima sessione ha visto il petrolio greggio cadere dello 0,5% contro il dollaro americano. L'oscillatore ultimi, le esportazioni della Francia saranno rilasciate alle 7.45, il sondaggio EcoWatchers corrente del Giappone alle 5, il BRC Light. Il sondaggio EcoWatchers Outlook del Giappone sarà rilasciato alle 5, il Red Book Index degli Stati Uniti alle 13.55, l'indice dell'ottimismo delle imprese Enfib. Ci auguriamo che abbiate apprezzato il resoconto finanziario del martedì. Ognuno di noi qui presente si auspica che il giorno di negoziazione sia per voi produttivo. Vi ricordiamo di unirvi a noi domani mattina per gli eventi e le notizie più recenti relativi ai mercati finanziari.